Una buona serata a tutti da Casa Viola, ultima puntata di questo 2018 insieme, per poi naturalmente cavalcare tutto il girone di ritorno, ultima puntata che va a raccontare quello che è stato l'ennesimo pareggio a Marassi tra Genoa e Fiorentina, finito sullo 0-0, sembrava, come dice Biraghi, una porta stregata, il gol non è voluto arrivare, un po' di sfortuna ma anche tanta imprecisione soprattutto per quel Ciolito Simeone che non è riuscito a trovare un gol veramente fortuito che gli era cascato praticamente sulla testa. Naturalmente si va a commentare anche quello che è stato un match condito dalle polemiche VAR, tra naturalmente Massa che su presunto mani di Veloso, su cross di Chiesa beffa insomma così la Fiorentina e non concede il rigore, anzi naturalmente poi arriva anche la munizione per Biraghi e soprattutto l'espulsione per mister Pioli. Fiorentina che quindi va a chiudere questo anno e questa prima parte di campionato in decima posizione con 26 punti, adesso qualche giorno di riposo, poi la Fiorentina volerà a Malta per il mini ritiro che appunto si svolgerà nell'isola del Sud dal 5 all'11 di gennaio. Prossima gara che svolgerà la Fiorentina sarà in Coppa Italia il 13 di gennaio contro il Torino e poi naturalmente avremo un miniciclo importante che vedrà la Fiorentina accendarsi con squadre veramente toste e incominceremo proprio con la Sampdoria di Quagliarella che insomma sta facendo veramente molto bene, 9 gol di fila non succedeva insomma ai tempi di Trezeguet. Nel mezzo un mercato che, attenzione, si sta scaldando sempre di più in questi minuti perché, come detto, l'attacco della Fiorentina è in questo momento in crisi, ecco che il mercato e Corvino stanno cercando di portare subito a gennaio un'opzione importante. Allora, le ultime notizie, soprattutto le nostre indescrizioni dell'ultimo minuto, grazie anche a fiorentinanews.com, il nostro direttore Stefano Del Corona, ci dicono che Muriel è sempre più vicino alla Fiorentina, si era inserito il Milan, poi però non è riuscito a scavalcare i Viola che già dal venerdì scorso avevano l'accordo con il giocatore del Siviglia che può arrivare appunto nel mercato di gennaio. Se non dovesse essere così ci potrebbe essere l'opzione Gabbiadini, ma non cambiate canale perché step by step capiremo se l'affondo ci sarà già in questa serata. Tanti auguri al patron Diego Della Valle che compie 65 anni in questa giornata e che ci dirà, insomma speriamo nel prossimo anno, se davvero l'obiettivo settimo posto è quello che appunto dicevano e se riusciremo insomma ad incappare in quella Europa League che tanto insomma andiamo a rincorrere in questi anni. Vado a commentare naturalmente insieme a voi questa puntata, quindi scriveteci sui nostri social, Casa Viola, sulla pagina Facebook di Toscana TV, tutto quello che pensate, il vostro termometro, oltre ai messaggi che vedete in sovraimpressione, il numero 342-1971-871, diretta streaming a fiorentinanews.com e pagina di Toscana TV, il tutto naturalmente lo commenteremo insieme ai nostri ospiti che vado a ringraziare e salutare partendo dalla mia sinistra con Gennaro Testa, ex arbitro di Serie A che ringrazio e saluto per essere qui con noi, anche se arbitro e giocatori non sono mai ex, è vero Gennaro, perché è una vita naturalmente nel pallone. Come vado a ringraziare e salutare, sono molto felice di concludere l'anno di Casa Viola con Alberto Malucci. Ciao Alberto. Ciao, sono felice di chiuderla anch'io insieme a voi. Bentornato naturalmente tra noi, come naturalmente sempre fedele a Casa Viola, Michel Isler. Ciao Lucia, buonasera a tutti. E un buon ritorno con Marcello Mancini. Ciao Marcello, grazie mille per essere con noi. E dall'altra parte dello studio l'immancabile Gabriele Taverni, fiorentinanews.com, ma soprattutto redattore di Casa Viola. Ciao Gabriele. Ciao Lucia, buonasera a te e a tutti i nostri telespettatori. Tantissimi argomenti stasera, a partire dall'ultimo pareggio della Fiorentina e arrivando al mercato con questo ormai testa a testa che si sta delineando tra Manolo Gabbiadini e Luis Muriel. Vedremo chi la spunterà con il colombiano che in questo momento è in netto vantaggio forse sull'attaccante italiano. Ecco, tanti sondaggi che abbiamo in questa serata perché ovviamente è un recap di questo anno e quindi andiamo lì, esatto, subito a lanciare, sì, Gabriele. C'è appunto il sondaggio con questa volata finale tra i due attaccanti, due papabili attaccanti, o meglio uno dei due, tra Muriel e Gabbiadini, quindi votate sulla nostra pagina Facebook, e il consueto man of the match che a questo giro è tra Lafon e il solito Federico Chiesa.
Benissimo, grazie Gabriele Taverni. Allora incominciamo con l'andare a vedere quella che è stata la giornata di campionato, la 19ª, va a concludere appunto il girone di andata. I risultati, naturalmente grazie a Giovanni Testa in regia, al nostro regista che vede insomma Juventus e Samp, con la Juve che trova anche fortunatamente, poi ne parliamo, perché insomma il VAR in questa giornata di campionato ne ha fatto da padrone, un 2-1 sulla Sampdoria, un Chievo che ci mette lo zampino, 1-0 col Frosinone, Empoli. E rimettiamo naturalmente le partite grazie alla nostra regia, un Empoli che perde con l'Inter al Castellani, poi abbiamo detto del pareggio l'unico in questa giornata di campionato tra Genoa e Fiorentina, Lazio-Torino 1-1, Parma-Roma 0-2, una Roma che insomma cerca di mettere la freccia in classifica dopo il momento brutto, Sassuolo-Atalanta 2-6, un Atalanta e un Josip Ilicic ex Viola veramente strabiliante con una tripletta, Udinese-Cagliari 2-0, Napoli-Bologna 3-2, Napoli insomma che arriva con l'Inter nella scorsa giornata di campionato da quelle che sono state le polemiche piuttosto brutte, anzi bruttissime, che vede anche l'uccisione del tifoso dell'Inter, Milan-Spal 2-1 nel posticipo di ieri con un Higuain che trova il gol dopo molto molto tempo. E allora quella che è la classifica la vediamo subito, campione insomma d'inverno lo era già nella scorsa giornata di campionato, ma è una Juventus da record quella di cui parliamo, una Juventus con che arriva a 101 punti nell'anno solare, 53 punti in questo girone d'andata, 12 mesi incredibili per i bianconeri con 32 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta, è un capocannoniere che non poteva che essere Cristiano Ronaldo con 14 gol. E poi naturalmente vediamo insomma a catena e poi faremo un bilancio anche della Serie A in questa puntata, perché ovviamente si va a chiudere l'anno e capiremo insomma quali sono le varie lotte sia in Champions, in Europa League e nella zona salvezza. Questo per fare un recap, adesso ritorniamo naturalmente sulla Fiorentina grazie a Michel Isler e al suo editoriale. Che i direttori di gara non siano stati benevoli con la Viola in questo girone di andata ci sembra un dato più o meno assodato. Ma gli sbagli arbitrari, VAR compresa, non sono sufficienti per spiegare l'attuale non esaltante, diciamolo pure, triste decimo posto. Con l'onestà intellettuale che lo contraddistingue, Stefano Pioli non ha esitato ad ammettere, anche ieri a Genova, che i 3 punti non sono arrivati per gli errori commessi dalla squadra, più che per il rigore sacrosanto non concesso. Inutile stare a ricordare i diversi punti persi che avrebbero potuto rendere ben più soddisfacente la classifica. Adesso occorre ripartire dopo la sosta con una squadra ben più attenta e concentrata nel collettivo, ma anche nelle individualità, dove, in particolare, urge un netto miglioramento da parte di Simeone, Piazza e Gerson, ovvero i 3 elementi che dovevano garantire quel salto di qualità che invece, ahimè, finora non c'è stato. E con questi 3 in palla, cioè da scommetterci, la musica sarebbe stata ben diversa. Ora una graduatoria, fra virgolette, corta, consente comunque di nutrire ancora speranze in un esito finale del campionato diverso dall'attuale. Ma la squadra dovrà essere più forte, anche con l'auspicabile arrivo di rinforzi validi, sani e soprattutto pronti subito. Per intendersi, basta con i cosiddetti acquisti scommessa. Adesso occorre qualità certa, ovviamente, sempre che vi sia sempre l'ambizione di raggiungere un piazzamento europeo. Per arrivare al 10° posto può forse bastare anche la non eccelsa rosa attuale. Grazie a Michel Isler e attenzione, perché il mercato è veramente caldo sull'asse Siviglia-Fiorentina, perché lo ribadiamo e nel corso della puntata avremo altre notizie che vedono Muriel vicinissimo già da venerdì alla Fiorentina con, ricordiamolo, il sorpasso che ha tentato di fare Leonardo nelle scorse ore, ma non sembra esserci riuscito, quindi che l'accordo con il club Viola e lo stesso giocatore che ha dato la sua parola al DG di Vernole
Sempre sembra aver fatto la sua, quindi un prestito con diritto di riscatto, si parla di una cifra intorno ai 13.500.000 subito sul piatto, e poi naturalmente da capire quello che sarà poi il prestito, che si aggira insomma intorno ai 13 milioni, con il Siviglia che potrebbe anche naturalmente andare a colmare, vero Gabriele, quelle lacune proprio sullo stipendio del giocatore, giusto? Sì, esatto, il Siviglia aiuterebbe comunque sia la Fiorentina a pagare l'ingaggio, il pesante ingaggio di Muriel. In ogni caso comunque non è ancora scontata come cosa, perché il Milan è sempre in agguato e molto probabilmente i rossoneri offrirebbero subito il conguaglio giusto economico alla squadra spagnola, per andare poi anche a liberarsi immediatamente del calciatore, dato che il Siviglia non ha utilizzato moltissimo Luis Muriel, dato che il colombiano ha fatto solamente 6 presenze in campionato segnando un gol. Esatto. In Liga Spagnola. Abbiamo quindi anche la schermata, grazie, esatto, a Gabriele che ce l'ha fornita. Quindi il Siviglia si libererebbe molto volentieri del calciatore, come magari accetterebbe di buon grado l'operazione Milan anche il suo agente Lucci, cosa che comunque il calciatore magari vedrebbe con un occhio meno di riguardo, diciamo, perché alla Fiorentina comunque sia consentirebbe a Muriel di giocare titolare tutte le domeniche, ecco. Esatto, al fronte invece del Milan che ha un buon Higuain che adesso insomma si è sbloccato in attacco. Allora andiamo a commentare prima quella che è la partita, poi ovviamente sentirò anche i miei ospiti quello che è la loro insomma idea di quello che è il mercato della Fiorentina e soprattutto su quelli che sono appunto i protagonisti in questo momento. Allora Alberto Malucci, che idea ti sei fatto della partita vista appunto con il Genoa a Marassi? Tra l'altro informazione, Pioli ha schierato a centrocampo, ha rivisto un po' il centrocampo con Norgard centrale, Veretout mezzala, quindi riportato diciamo ai fasti dell'anno scorso, e in difesa un Lorini che appunto ha fatto bene. La tua idea innanzitutto? L'idea è che, sentendo un po' anche quello che ha detto in sala stampa, dove gli hanno chiesto di Veretout, chiaramente la prima domanda, sì, gli hanno fatto di Veretout in quella posizione, ha detto che io preparo le partite in base a chi gioco e poi chiaramente nello sviluppo di quello che voglio fare io, quindi ti fa capire che non sarà una scelta definitiva, quindi guarderà partita dopo partita quello che può fare questo centrocampo. È vero che c'ha tante alternative, quello che mi può dare di più, perché ha detto anche, è vero, tu come lo vedo io, come l'hanno visto un po' tutti, dove lo metti in mezzo al campo fa la sua figura. Però ha fatto 2 o 3 inserimenti ieri, insomma, da chi l'anno scorso ha fatto tanto bene, quest'anno ha messo una palla per Chiesa veramente importante. E basta un inserimento di Veretout, come è nelle sue corde, fai gol, quindi ti dà un maggior possibilità di essere magari incisivi là davanti. Ecco, Marcello Mancini, un assetto sempre con un 4-3-3, quello schierato da Stefano Pioli, che vede in mezzo al campo, appunto Alberto ci ha parlato di Veretout che si è spostato insomma da mezzala come in origine, e Norgard. Come valuti questo giocatore e che assetto hai visto così in campo? Ma la partita di ieri, anche a rivista e ripensata il giorno dopo, riletta anche sui giornali e nei vari commenti, ha ottenuto dei giudizi positivi. Si è parlato di crescita. Io credo che la partita di ieri si possa rappresentare una svolta positiva e vada presa in senso incoraggiante se Pioli si convincerà che alcune scelte fatte all'inizio della stagione, probabilmente fatte d'accordo con Corvino, o comunque non dico per compiacere ma insomma per assecondare il mercato di Corvino, non sono state un pochettino troppo azzardate, e mi riferisco a quello che dicevi te, cioè allo spostamento di Milenkovic dal suo ruolo fondamentale, sì, che è il ruolo al centro della difesa, dove ieri insieme a Pezzella, secondo me, anche sì, secondo Michel, mi pare, ha fatto una prestazione centrale, sì, una prestazione di grande livello, e finalmente riportando Veretout laddove l'anno scorso aveva dato il meglio di sé. E il suo contributo anche a livello offensivo. Quindi cioè, Norgard non è un giocatore che possa fare sfracelli, anche se, devo dire, l'abbiamo visto poco. Certo. Abbiamo visto poco. Presto per ha fatto il suo, ha fatto il compitino, come si dice, no Alberto? Però insomma, ha consentito quantomeno a Veretout di sprigionare
quella carica che gli nel suo che ha fatto. È un giocatore intelligente, è un giocatore che sa stare in mezzo al campo, è un giocatore che non lo vedi tanto, però è un giocatore che in mezzo al campo ti può intanto dà questa soluzione di Veretout di interno, e poi è uno lì che insomma ha una bella struttura fisica, anche se fa il semplice, però in mezzo al campo ti dà un po' di sostanza. Ma allora la domanda nasce spontanea, come diceva il famoso giornalista: perché questo Norgard è sparito? È arrivato soltanto nell'ultima giornata del girone d'andata, punto interrogativo. Una bella domanda. Fortunato tornato dalla nazionale, se ben vi ricordate, poi ovviamente probabilmente Pioli avrà trovato un assetto che ha reputato giusto, però si può sempre Il motivo, Lucia, secondo me è semplice, è che Gerson ed Emilson erano le prime scelte. Certo. O quelle per le quali anche Corvino, perché poi non dimentichiamoci che in fondo, lo so che è brutto dirlo, ma dietro a certe scelte di Prioli c'è stata anche la società che l'ha un pochettino indirizzato, no? Lo dicevo prima, ha secondato come Prioli, tutte no? Le società. Però Norgard l'ha preso la società. Però evidentemente dopo è capitato Gerson ed Emilson, e secondo l'intenzione di Corvino Gerson avrebbe dovuto dare quello che io non mi aspettavo che desse, dopo l'approccio con Firenze, francamente non proprio splendido, ci voleva venire, insomma, sì. In sostanza. Ecco. E allora Pioli ha fatto tutti gli sforzi possibili e immaginabili, perché se vi ricordate ha fatto girare il centrocampo Gerson, Eddie Milson, Benassi. Però Norgard mai. Ma Norgard mai. Ha provato tutto. Allora, volevo sentire anche il commento di Gennaro Testa. Che partita hai visto, Gennaro, e se sei concorde con gli ospiti in studio? Beh, d'altra parte non posso che essere concorde, la partita era chiarissima dal punto di vista così della divisione. Io, se mi permettete, aggiungerei un punto che forse non è stato così sottolineato così forte quanto sembra. Adesso ci sarà l'interruzione, la Fiorentina va a Malta. Ricordiamoci che per fortuna il calcio, come tutto lo sport, non è solo muscoli e polmoni. Io mi auguro che questo serva a dare anche quello che forse in alcune occasioni sembra potesse mancare, la capacità di rimettersi in gioco, la capacità di dare tutto in campo, la capacità di sentirsi realmente squadra. Cioè il cambiamento è sì un cambiamento che deve avvenire dal punto di vista tattico ed è chiarissimo dal punto di vista fisico, ma non dimentichiamo quanto vale, e penso tu possa esserne testimone, l'aspetto mentale, l'aspetto di essere convinti che il distintivo che è avanti di questa maglia gloriosa vale sempre più del tuo nome. E allora facciamo squadra e non soltanto corsa. Ci fermiamo solo un attimo, dopo ritorniamo naturalmente con Alberto Malucci e poi ci addentriamo in quella che sono state, insomma, la giornata frastagliata dalle polemiche VAR che ha incluso anche la Fiorentina e soprattutto un Pioli mai visto in conferenza stampa, sempre molto pacato e tra virgolette diligente, invece non è stato così, tra pochissimo ascolteremo anche le sue parole, non cambiate canale. A volte sei costretta a vivere dietro una maschera, a nascondere il tuo volto. Da oggi non più. Ridai forza alla tua pelle. Scopri la normalizzazione fisiologica di B-Soul. E anche tu potrai vivere il lusso di avere una pelle bella, senza trucco. By B-Soul. Hai già deciso come festeggiare le prossime vittorie della Magica Viola? Passa dal Punto Pirico, dove trovi tutto, ma proprio tutto, per dare un tocco di colore al tuo tifo. Fuochi d'artificio, scritte luminose, spettacoli pirotecnici, fumogeni a partire da 3 euro. Zeus a 9 euro la confezione. I prezzi più bassi di tutta la Toscana. Da noi, niente colpi gobbi, ma sconti per tutti e un ulteriore 20% a tutti i tifosi Viola. Vieni a trovarci in via di Peretola 24, a due passi dall'uscita Firenze Nord.
Bar Valentina a Prato, aperto 364 giorni all'anno. Per le tue festività natalizie, cesti con prodotti delle migliori marche, vini delle più importanti cantine, i biscotti del Mattei, panettoni e pandori artigianali. Per le tue idee regalo, passa da noi. Bar Valentina, da 20 anni a Prato, in via Roma 465, sempre con la solita gestione della famiglia Gheri. Seguici anche su Facebook. CopyWord, un'azienda moderna e dinamica specializzata nell'analisi dei processi, vendita, noleggio e assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per le aziende, stampanti multifunzione e soluzioni per la gestione documentale, comunicazione visual display, tecnologia digitale per la stampa professionale. CopyWord, un partner a 360 gradi per rispondere in anticipo alle nuove sfide del mercato. Bene, Casa Viola torna in diretta alle 21.24 nei nostri studi. Ci stanno scrivendo in tantissimi su quelle che sono state le polemiche VAR di questa 19ª giornata di campionato, e va a concludere la prima parte della stagione. 342-1971-871, ci stanno scrivendo in tantissimi. Vado da Gabriele Taverni, che ci legge qualche messaggio, così testiamo il termometro degli amici a casa e non solo, e poi commentiamo insieme ai nostri ospiti con Gennaro Testa, Alberto Malusci, Michel Isler e Marcello Mancini. Oltre, so che hai anche un'altra descrizione di mercato importante, Gabriele, perché ricordiamolo, il 13 gennaio parte la sessione invernale, che è stata prolungata come ad origine fino al 31 di gennaio prossimo, quindi c'è tempo per muoversi sul mercato anche per la Fiorentina. Che cosa è successo, Gabriele? Sì, Lucia, dalla Francia, perché da diverso tempo che circola ormai il nome di Mario Balotelli, anche in ottica fiorentina, e negli ultimi giorni era venuto fuori un po' una sorta di indiscrezione di mercato, con un probabile scambio tra Essérik, con il trequartista francese che sarebbe tornato a quel punto a Nizza, e un Balotelli possibilmente in maglia viola. Nell'ultima ora della Francia invece filtra notizie abbastanza negative, non solo su un possibile Balotelli in maglia viola, ma su un ritorno di Super Mario in Italia, perché appunto dal Nizza arrivano voci che dicono che non sono arrivate nessuna offerta, ecco, dall'Italia per Mario Balotelli. Per quanto riguarda i messaggi, ovviamente quando la Fiorentina non riesce a vincere ci sono molti tifosi che ce l'hanno spesso ormai con il tecnico, con Stefano Pioli, come Roberto, che ci scrive: questa squadra non mi piace, il rendimento dei singoli è migliore di quello collettivo, i giocatori sono in ottima condizione, ma la squadra non riesce a creare un gioco, tirate voi le conclusioni. Quindi è chiaro che il nostro amico Roberto si riferisce un po' al lavoro che ha fatto, o che secondo lui non ha fatto, Stefano Pioli, che comunque, ecco, la Fiorentina a volte fatica a cercare, appunto, a trovare delle trame di gioco giuste per trovare la porta. Ecco. Inoltre abbiamo anche un'ultima pillola su un giocatore in prestito della Fiorentina, che si tratta di Gaetano Castrovilli, giovane trequartista nato dalle giovanili del Bari, prelevato dalla Fiorentina 2 anni fa, classe 96, ha segnato una doppietta al Perugia, in Cremonese Perugia, finita 4-0 per i Lombardi, e quindi, ecco, si dichiara molto soddisfatto e spera, come ha detto anche diverso tempo fa, di tornare a vestire la maglia viola. Benissimo, e vedremo insomma se andremo a ritrovare qualcuno dei giocatori del vivaio e possono dare una mano in più. Insomma, ci viene da pensare a Piccini, no? Che in questo momento sta facendo molto bene, vero Michel? A volte ci facciamo sfuggire giocatori importanti. Tocchi un tasto molto dolente, delicato, lo so, che fa apposta, molto arrabbiare, fa molto arrabbiare. Perché se penso, vabbè, Bernardeschi e Chiesa perlomeno, vabbè, sono certo venuti fuori, ma come si chiama? Zaniolo, Mancini, la Roma, che stanno emergendo come fra i migliori protagonisti italiani di questo campionato. Ci mangiamo le mani. Sì, grida vendetta. Come perché grida vendetta, caro Michel, la VAR, perché la VAR e gli arbitraggi soprattutto, ecco, urlano vendetta ai tifosi, perché, caro Gennaro Tessa, che cosa è successo nella giornata di ieri? Perché proprio a te vogliamo porre questa domanda. Ricordiamo
che non soltanto alla Fiorentina, ma un po' in tutta questa giornata ci sono stati degli errori veramente importanti, e metteremo a confronto su tutti, insomma, quello che è successo alla Fiorentina con quello che è successo tra Juve e naturalmente nella giornata di campionato, che ha visto insomma due rigori abbastanza dubbi se comparati con quello che è successo in campo a Marassi. Ma lascio la parola a te, Gennaro, descrivici un po' quello che è successo e che cosa ne pensi. Beh, descrivere quello che è successo mai come questa volta è semplice, cioè sono stati dati dei rigori che non c'erano, mentre un rigore grande non è stato dato. Questo è un, non è un'interpretazione, è un aspetto. Siamo certi questo, perché ho sentito opinioni diverse. Guarda, partendo dall'arbitro, Massa è un arbitro di Imperia, è un arbitro internazionale di, diciamo, di primo livello, e sicuramente lui ha entrambe le città, sia Genova che Firenze, dal punto di vista emozionale ce l'ha nel cuore. Perché questo? Perché Massa si laurea in giurisprudenza a Genova e Massa fa l'esordio in Serie A nel 2011 in Fiorentina Lecce. Quindi, fai pensare male su no, questo. No, ti voglio pensare che comunque c'è un equilibrio, perlomeno in questo, nelle emozioni. Ci si ricorda di un grande amore e l'esordio in A e la laurea ci si ricorda. Quindi ma quando uno deve fischiare un rigore o non un rigore, non deve pensare a questo. Il problema in questo caso, lui ha dato una... l'interpretazione ha superato la regola. Nel secolo scorso, quando io arbitravo, era veramente difficile poter interpretare la volontarietà, quindi se il giocatore volontariamente toccava la palla o meno, si dava o non si dava un rigore, ed era estremamente difficile. Oggi, nell'interpretazione della nuova regola, dove non si parla più di volontarietà, ma si parla oggettivamente di un volume che viene coperto. Allora, quindi, guardiamo l'episodio, Gennaro, così continui naturalmente a parlare. Chiesa gioca palla in area genuana, mette al centro e la stessa impatta nettamente il braccio di Miguel Veloso. Prima... L'arbitro farà proseguire, ma l'azione non sfugge invece a Giacomelli, che invita il collega ovviamente a rivedere l'azione. Per l'arbitro ligure, però non è calcio di rigore, così Viola ovviamente vanno a... La palla colpisce prima la coscia e schizza sulla... Esatto. Bene, però mentre prima probabilmente il calciatore tocca la palla non perché vuole toccare la palla, ma per una coordinazione motoria non corretta, vorrei essere aiutato in questo, però non c'entra più. Lui di fatto, allargando le braccia, ha aumentato il volume di specchio, e questo il regolamento non lo permette. Quindi la VAR, Giacomelli di Trieste, che era alla VAR, gli comunica che c'è stato il contatto, perché la VAR deve comunicare che effettivamente il pallone... L'impercettibile tocco con il piede del giocatore rosso-blu, questa è la giustificazione. No, questo è l'impercettibile tocco del giocatore... Il problema è, ha toccato la palla con le mani? Esatto. O non l'ha toccata? No, ma prima la tocca con lo stinco. Prima la tocca con lo stinco. Se noi parliamo di intenzionalità di toccare la palla, probabilmente, anzi sicuramente, la mano non è andata verso il braccio. Quindi in un modello antico di regolamento non era calcio di rigore, perché lui non aveva volontariamente andare a prendere la palla. Certo. Oggi le norme sono cambiate. Le norme non parlano più di volontarietà, ma è come il fuorigioco. Se tu sei davanti a una certa linea, sei in fuorigioco. Certo. Te ne puoi pentire, ma sei sempre in fuorigioco. Ugualmente, se in maniera scoordinata, come è andato il portoghese genovano, con le braccia decisamente larghe, sì, in una situazione scomposta, e per tua disgrazia e per fortuna dell'altra squadra c'è un contatto tra palla e mano, in questo caso è calcio di rigore. Massa, perché, che cosa perché, ha fatto? Ecco, no, ha per dato chiarire bene, un'interpretazione che superava la regola. Lì non doveva interpretarlo, doveva era verificare mano, era mano e basta. Che ha toccato la mano. Le braccia erano più larghe, sì, di quelle che normalmente devono essere, era calcio di rigore. Però scusi, beh, pazienza. Qui vediamo le immagini molto bene, grazie. Allora, al test. Venne fuori la nuova regola, che è tuttora applicata, che se uno tocca prima il pallone con un'altra parte, esatto, del corpo, poi sul rimbalzo la palla va sulla mano, sul braccio, è calcio di rigore. In questo caso però non è così, perché... Perché non ha fischiato il rigore. No, cioè se rimbalza non è calcio. Ha toccato rigore. La palla, batte. La palla batte sullo stinco di Veloso. Ma cerchiamo di non complicarci la vita. No, ma io... Perché oggettivamente, così come il fuorigioco è un aspetto geometrico, se io sono davanti al penultimo giocatore e comunque partecipo, io sono in fuorigioco. Sì, certo. Bene. Ugualmente, mentre prima il rapporto palla
mano, braccio, rientrava nella volontà, nella velocità anche dell'azione. Oggi la cosa è molto più semplice da poter fotografare. Se esiste il contatto tra il pallone e il braccio, e questo braccio aumenta il volume del calcio, è calcio di rigore, indipendentemente se è vicino, se è indipendentemente da un eventuale tocco precedente. Prima si diceva, se sei troppo vicino, i due calciatori sono vicini, difficilmente la presa Che l'ultimo incontro che ha fatto in federazione, l'ultimo incontro che ha fatto, l'ha spiegato Pioli nella conferenza, ha detto che l'ultimo incontro che abbiamo fatto, lì non c'è il discorso di prima tocco il corpo e poi il braccio, amplia il volume, è rigore. I falli di mano in area sono calci di rigore, come diceva Gennaro Testa. Esatto. Punto, non c'è da andare a fare altri discorsi. Ecco perché lui ha dato una interpretazione che supera la regola, non doveva interpretarlo, doveva soltanto verificare due cose. Una, che il pallone e la mano e il braccio si sono toccati. Sì. Due, che quelle braccia aumentavano il volume del giocatore. Nonostante una laurea in giurisprudenza all'Università di Genova, Massa ha sbagliato. No, ma d'altra parte tenete conto anche di questo. E così come delle volte ci mettiamo le mani nei capelli, come fa un calciatore professionista che vuol segnare a un metro la porta e fa degli errori disumani, ugualmente succede. Bene. Allora, visualizzare invece quello che è successo sugli altri campi, e in special modo andiamo a prendere come esempio nella partita appunto della Juventus, nella scorsa giornata appunto di campionato, finita per 2-1. Allora vediamo, grazie alla regia, innanzitutto il rigore, appunto quello con Emre Can che tocca di mano, e poi l'altro, perché ce n'è ancora un altro, oltre ovviamente al Saponara a cui è stato tolto il gol, abbiamo anche l'altro, se non erro, grazie alla regia, vediamo l'immagine, eccolo, perfetto, dove anche qui c'è un braccio-mano che viene toccato. Che ci puoi dire, Gennaro? Guarda, io potrei riprendere quello che ha detto Allegri nella conferenza stampa, parlando di un aspetto oggettivo di Ferrari, e soggettivo della VAR. Lui ha detto, ci sono stati due momenti soggettivi e entrambi i casi non erano rigori. Questo è l'aspetto soggettivo. La VAR sarebbe realmente valida, forte, applicabile in un calcio che non ha bisogno di intermezzi, di fermi, di minuti in cui non si sa che cosa fare, se potesse valutare essenzialmente due aspetti che sono oggettivi: una palla che entra o non entra in porta, l'altra è la linea del fuorigioco. In quel caso, con immediatezza, una macchina ti può dire se la palla è di qua, se è fuori gioco o meno. Ma se bisogna dare una nuova interpretazione ad un'interpretazione tecnica, in effetti si sbaglia di continuo. Si possono dare dei rigori che non ci sono e non vedere, o in una situazione di grandissima... Comunque creano tanti dubbi sullo svolgimento del campionato, perché sinceramente vedere determinate cose su due campi... È anche vero che bisognerebbe togliere agli arbitri il più possibile il potere, tra virgolette, della discrezionalità. Cioè, come diceva giustamente lei, in area, se uno prende la palla con la mano, è a rigore. È inutile dire, è volontario, non è volontario, anche se il regolamento l'ho letto apposta proprio per cercare di capire il meccanismo. E così come la VAR o il VAR avrebbe dovuto togliere la discrezionalità il più possibile, e invece gli arbitri se la sono, mi scusi, un pochettino... ripresa, perché l'arbitro che se decide di non andare a vedere non va a vedere, se decide di non ascoltare quello che gli segnalano dal VAR non lo fa. Insomma, forse dovrebbero essere messe delle regole un pochettino più rigide. Abbiamo visto i mondiali che la VAR andava benissimo perché non era stata mediterraneizzata. Cioè, noi per esempio nel Mediterraneo l'arbitraggio ha una cosa che nel regolamento non c'è, che è il richiamo. Bene. Nel regolamento si dice, il giocatore fa qualcosa, o l'ammonisci, no, da noi il richiamo. Perché siamo così? Russia la VAR ha funzionato benissimo, perché ti chiamava la VAR, in questo caso l'arbitro veniva chiamato, Massa era chiamato,
Bene, calcio allora di rigore. Allora ci chiediamo, Gennaro, quello che non doveva togliere i dubbi, però in questo momento li sta ancora più mettendo, certo, sta creando una situazione appunto di non comprensione. Ancora prove che non ci sono però, delle regole. Scusi testa, abbia pazienza, ma perché l'anno scorso la VAR sembrava una cosa meravigliosa, ora tutto un tratto... È molto semplice, Michel, perché all'inizio, molto semplice nel senso la mia interpretazione, all'inizio gli arbitri erano un pochettino, come dire, soggiogati da questo nuovo mezzo e si sentivano quasi sotto osservazione. Quando poi si sono accorti che avrebbero potuto anche gestirlo, nonostante all'inizio si trattasse di una cosa diversa, e dopo gli ha preso una mano e l'arbitro e gestisce il VAR o la VAR in quel modo toglie allo strumento l'oggettività, per quanto oggettiva possa essere un'azione del calcio, l'oggettività che invece il primo approccio aveva dato. Secondo me qui è mancata proprio l'aver dettato subito delle regole ben precise. Non buttavo lì la VAR e poi ognuno se l'è gestito come gli pare. Gabriele, so che c'è tantissimi messaggi su questo argomento, tra pochissimo le andremo a snocciolare insieme. Come ascolteremo le parole di Pioli che abbiamo annunciato, diamo soltanto un piccolo spazio alla pubblicità, non cambiate canale. Sono Stefano Marchetti, broker titolare di Remax Rinascimento. Remax Rinascimento non è la classica agenzia immobiliare, ma uno studio associato di agenti immobiliari professionisti. Noi condividiamo la stessa struttura e operiamo quindi in totale sinergia. Così facendo abbiamo molti più acquirenti per il tuo immobile in vendita e nel caso tu stessi cercando casa, un'offerta molto più ampia e variegata. Mettici alla prova, chiamaci, noi siamo pronti. Sei un bravo agente immobiliare? Vuoi diventarlo? Chiama oggi Remax Rinascimento per un colloquio. All'inizio ero scettica, non riuscivo a trovare niente che si prendesse cura del mio corpo. Poi ho trovato i prodotti Corpo e Gesti. Sono biologici e la mia vita è cambiata. Corpo e Gesti, cosmetica biologica. Nei migliori supermercati della Toscana. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Extra. Casa Viola, le 21.42 negli studi appunto di Toscana TV. Abbiamo tanti messaggi perché la situazione VAR, che l'anno scorso sembrava essersi incanalata in maniera favorevole, quest'anno ha molte più complicazioni. Ci ha tentato appunto di spiegare Gennaro Testa come è andata questa 19esima giornata di campionato sugli episodi ovviamente di Fiorentina messi a confronto con la partita tra Juventus e Sampdoria. Ascoltiamo le parole di Stefano Pioli, riprendendo proprio l'argomento che ha citato Alberto Malucci su quella che sono state appunto le ultime
in descrizione inerentemente a quelli che dovrebbero essere appunto le azioni che devono essere messe in campo, giusto? Quindi l'allargamento del braccio che va appunto a quantificare quello che è il rigore, insomma, proprio come ha detto Gennaro Testa. Ma ascoltiamo proprio dallo stesso Pioli come ha preso appunto la notizia di questo match, che poi appunto si è concluso sullo 0-0 e che non ha visto il rigore concesso. Pioli, Fiorentina sfortunata, ai punti avrebbe sicuramente meritato la vittoria. Purtroppo non è la prima volta e quindi abbiamo un rimpianto anche oggi e dobbiamo fare meglio perché ripeto quello che ho detto ieri, non deve essere un campionato di rimpianti ma deve essere un campionato di occasioni sfruttate. E è chiaro che dopo una prestazione del genere ho poco da ridire ai miei giocatori, perché abbiamo giocato con personalità, con qualità, con volontà, con generosità, abbiamo fatto un'ora di calcio secondo me importante sia a livello di costruzione sia a livello di qualità. Purtroppo non siamo stati precisi, non mi sono mai attaccato fortuna, però insomma oggi fortunati non lo siamo stati e quindi vuol dire che però dobbiamo ancora fare qualcosina in più, metterci qualcosina in più, e non siamo stati fortunati non solamente per nostra colpa. Salve. Salve. Riparto da questa, poi invece una domanda sul girone d'andata. Che è successo lì? Perché non so se ha visto Juventus-Sampdoria, le auguro di non vederla eventualmente. No, purtroppo l'ho vista. Ecco. Purtroppo l'ho vista, per quello che... Allora, a parte che noi pretendiamo rispetto. Siamo la Fiorentina e vogliamo che certe... E vogliamo essere trattate esattamente come vengono trattate le altre squadre, visto che vengono fischiati certi rigori con dei falli di mano molto ma molto meno evidenti di quelli di oggi. Tu vai a rivedere il VAR, il fallo di mano c'era, non mi interessa se la palla ha toccato o non toccato prima un'altra parte del corpo, ma a noi ci è stato detto che se il braccio amplia il volume del corpo è rigore, quello era rigore. Punto. Cosa le ha detto l'arbitro? No, l'arbitro non mi ha detto niente, tra l'altro io non ho né offeso, né non ho aperto bocca, ho solo sta mania di avere le braccia lunghe, aperte, sono uscito un po' dall'area tecnica, ma la quale area tecnica è di 20 cm per 20, mi è sembrato esagerato anche quello e mi è dispiaciuto perché non sono abituato e non volevo lasciare la squadra da solo gli ultimi minuti, ma al di là di quello la decisione è sbagliata ed era un momento chiaramente, e sarebbe spoiler, possiamo anche sbagliare il rigore, magari prendevamo anche il terzo palo. Però quando c'è il rigore ce lo dai, anche perché ne abbiamo subiti molto peggiori. Fine del girone d'andata, 6 vittorie, 8 pareggi, 5 sconfitte, ora vado a memoria, bilancio. Poche vittorie, troppo poche vittorie. Meritavamo, meritare non è il termine giusto, però per le prestazioni che abbiamo fatto noi 3-4 punti, 2 vittorie in più dovevamo averle. Ecco, questo Pioli, che soprattutto si è concentrato, poi ascolteremo fra pochissimo anche Giancarlo Antonioni, è tornato appunto sull'argomento, in genere non parla mai, nel post-gara poi invece l'ha fatto proprio per questa questione VAR. Punti persi importanti a fronte appunto di questi episodi, dice Stefano Pioli, e poi lo ripeterà anche Giancarlo Antonioni, Michel Isler, rispetto e nel giudizio e coerenza. Ma... calcoliamo la complessità dell'intero girone d'andata. È vero, ha ragione, ci sono dei punti buttati via, però questi punti spesso sono stati persi per colpe specifiche, penso Frosinone, Bologna, sì. Parma stessa, insomma partite in cui ci sono stati degli errori della squadra, ma del resto l'ho detto anche prima nell'editoriale, l'onestà intellettuale di Stefano Pioli è tale che l'ha portato, l'avete sentito anche ora, a dire anche abbiamo perso anche per l'arbitro, ma evidentemente ci sono responsabilità, sbagli che la squadra non deve commettere e che l'hanno portata poi a questa situazione, che significa decimo posto, un decimo posto che può essere rimediato nel girone di ritorno, perché essendo la classifica molto corta, se si riuscirà a rafforzare la squadra in maniera dovuta e si arriverà a un rendimento ben diverso, allora ci può essere ancora la possibilità di arrivare a un piazzamento europeo. Il problema è di vedere se c'è ancora l'ambizione
di arrivare in Europa e quindi di conseguenza muoversi, ecco, sul mercato in maniera tale da rafforzare in maniera abbastanza certa la squadra. Giancarlo Antonioni parla proprio di minimo 4 punti che ci mancano, dice così il club manager della Fiorentina. Ascoltiamo. Sì, però, sì, lo ascoltiamo, no, e poi commentiamo, Michel. L'episodio del pseudo rigore, che era rigore, perché se a noi ci hanno dato contro la Juve la stessa situazione di Edmilson, che prima ha preso il ginocchio, poi ha preso il braccio e ci hanno dato rigore contro. Domenica, cioè mercoledì scorso con il Parma, l'episodio abbastanza simile a quello di oggi, non c'è stato dato rigore. Oggi la stessa cosa, quindi secondo me c'è un po' da rivedere questa situazione, la volontarietà e involontarietà. Però quando colpisce la mano in area di rigore, di solito danno rigore. Due volte chiamati dal VAR gli arbitri, due volte ci hanno detto di no. Quindi un po' di rimpianto c'è, di amarezza e niente, vogliamo come equamente, come fanno insomma, anche tutte le altre squadre, che a volte subiscono un rigore che non c'è praticamente e si lamentano. Oggi secondo me è un fallo da rigore, perché ha aperto le braccia, non è che poi dopo l'ha presa, dopo che è stata deviata dal ginocchio, però dal piede, però secondo me ha aumentato ampiezza e quindi rigore. Chiudete il girone di andata con un punto in meno rispetto all'anno scorso, però comunque con una buona prestazione, anche se sfortunata in zona gol. C'è da fare di più nel girone di ritorno, Giancarlo? Beh, sapevamo che quest'anno era un anno un po' più difficile di quello passato, anche se la squadra insomma ha sempre cercato di giocare nel modo migliore. Purtroppo in questi episodi sicuramente ci mancano minimo 4 punti, quindi dovevamo chiudere almeno a 30 punti il girone di andata. E sicuramente in futuro, se c'è la possibilità, credo che la società faccia qualche piccolo sforzo per poter migliorare questa rosa. Temi toccati importanti da Giancarlo Antonioni, non soltanto che torna sull'episodio VAR, dove non sono state prese le stesse decisioni come su altri campi, la mancanza appunto di 4 punti, tema che ha toccato anche Michel Isler, ma si parla di rimpianti. Sì. Marcello Mancini, ora ti la faccio volevo subito. Volevo semplicemente ridorla, sì, perché quando si fa il conteggio di questi punti non guardiamo soltanto quelli in meno che abbiamo, ma guardiamo anche quelli in più che sono stati presi, ecco. Per dire, per esempio con l'Atalanta, non so se si può. Sì, dunque, è trapela un po' dalle parole di Pioli e dalle parole di Antonioni. Sai, è anche un po' difficile, tornando alla partita di ieri, andare a recriminare per un rigore sacrosanto, sia pure non dato, cioè un rigore sia pure sacrosanto non dato, quando tu sbagli i gol che ha sbagliato Simone, esatto, all'inizio. Arriviamo. Cioè, quindi i punti buttati via. Questa squadra non ha fatto vedere il calcio spettacolare o comunque del calcio che poteva anche, come dire, far sperare in una crescita e quindi in qualcosa di positivo man mano che l'esperienza di questi giocatori nel giocare insieme cresceva. Però se tu vai a fare i conti dei gol che ha sbagliato la Fiorentina in tutto il campionato, e non voglio buttare solo la croce addosso a Simeone, ce l'ha, è la sua croce, certo, bella, certo, grossa. Ma non è solo, dai. Beh, solo. Ci sono motivi. Però, ecco, i gol sbagliati sono veramente tanti. E quindi, anche se io ho letto dietro le parole di Pioli, che non può dire abbiamo sbagliato troppi gol, perché altrimenti in qualche modo crocifiggerebbe, certo, alcuni giocatori, e questo, certo, da parte di un allenatore non è certo il massimo. Però io ci ho letto questo dietro le parole, quello, il senso è stato quello. Allora, Berti Malucci, anche perché, scusa, Lucia, soltanto questo. Si può dire, è una domanda, la faccio anche a Gennaro Testa, che la Fiorentina in questo girone d'andata sia stata trattata complessivamente male dagli arbitri? Non lo so. Ma, allora, Poggio e buco alla fine. Facciamo rispondere a Gennaro Testa su questa domanda, e poi concludiamo la situazione dell'arbitraggio. Un voto anche a Massa e soprattutto un bilancio sulla VAR. Quindi, innanzitutto, se la Fiorentina è stata penalizzata o meno, secondo lei, in questa prima parte di campionato?
Ma ora penalizzata proprio è un termine forse un po' troppo forte. Io ricordo, ne ho parlato in maniera estremamente chiara, di un rigore evidente che non è stato dato a Genova e questo l'hanno visto tutto. Però non dimentico altre situazioni di rigori dati che non c'erano per nulla. Quindi il penalizzato è un termine, probabilmente la Fiorentina ha subito quello che anche altre squadre hanno subito. Certo. Una VAR che è insufficiente, non in quanto VAR, ma insufficiente per chi la gestisce e nel modo di essere gestita. E se devo dare un voto a Massa, sì, da internazionale qual è, sicuramente di grande insufficienza, perché nel momento più importante si è trovato impreparato, nel momento in cui con estrema semplicità avrebbe non accontentato tutti, perché lo stesso Genoa non poteva protestare, il regolamento era quello, lui ha voluto dare un'interpretazione che superava addirittura le regole, avesse in maniera estremamente semplice applicato la regola. A questo punto. E un giudizio sul VAR in questa prima parte di 2018? Cioè il VAR, cioè, come tecnologia ha un valore estremamente positivo per quello che è l'oggettività. La Juventus non è stata raggiunta la Sampdoria per una evidente situazione di fuorigioco che ha visto soltanto la macchina. Così come in alcuni casi un pallone che entrava dentro non entrava fuori, il VAR vale 10. Quando invece il VAR è soltanto motivo di dare una nuova interpretazione ad altre interpretazioni, è da abolire, nemmeno da dar voto. Tanto vale. Ma chi è che deve restituire un'oggettività al VAR, alla VAR? Chi è? Perché io noto che non sono gli arbitri. Quando inizia. No, un sistema, ci sarà qualcuno che deve restituire l'oggettività, perché all'inizio, quando entrava in funzione la VAR, erano tutti zitti in un angolino a aspettare la decisione e nessuno fra i giocatori, io ho mai visto protestare l'anno scorso, difficilmente, di fronte all'arbitro che comunicava la decisione maturata dal VAR. Quest'anno invece anche la decisione dell'arbitro, dopo aver visto il VAR, genera le stesse proteste che ci sarebbero state senza la macchina. Il VAR ha chiamato Massa dicendo: la palla e il braccio si sono toccati. VAR. Comunque l'anno scorso c'erano meno polemiche. Quest'anno hanno voluto rivedere qualche cosa e sono tornate le polemiche. Bene, allora Gabriele, qualche messaggio così concludiamo la situazione appunto VAR, sì, anche dai nostri amici a casa. Sì, ci saluta Francesco da Napoli che dice: Pioli ha le sue colpe perché non dà gioco alla squadra. Ma gli arbitri VAR sono stati scandalosi contro di noi. Meritiamo rispetto, buon anno a tutti e forza Viola. Quindi questo ce lo scrive il nostro amico da Napoli. Benissimo, Francesco. Attenzione, perché si sta muovendo la situazione sul mercato. Gabriele tra pochissimo ci darà nuove indiscrezioni per quanto riguarda il contatto sempre vivo in queste ore tra il Siviglia e la Fiorentina. Ricordiamo che Muriel è a un passo dai Viola. Prego, nel frattempo Gabriele. Sì, Lucia, il sondaggio pende proprio dalla parte del colombiano, perché è in vantaggio sul 65% su Manolo Gabbiadini. Ecco, quindi esatto, anche gli amici e appunto i tifosi della Fiorentina preferiscono Muriel a un Gabbiadini dal Southampton. Questo è quanto ci dice in questo momento però il sondaggio. Poi sentiamo anche gli ospiti. Una ricerca, sì, Gabriele, sul peso di Muriel, perché Muriel è un po' pesantito. No, ora ricerchiamo un po' adesso. Sì. No, Muriel è un signor giocatore, però c'aveva questo problema che insomma in cucina andava forte. Vi chiedo anche, magari quindi lo farò con Alberto Malucci, come poi si potrebbe andare ad inserire Muriel all'interno appunto dell'attacco Viola. Non cambiate canale, perché si parla, a seguito delle parole di Giancarlo Antonioni e di Pioli, di rimpianti. Ambedue hanno adottato questa parola, quindi non dobbiamo pensare che questo sia un campionato di rimpianti. E poi naturalmente pagelle di Michelis oltre al mercato sempre più scoppiettante. Fra poco. Bar Valentina a Prato, aperto 364 giorni all'anno. Per le tue festività natalizie, cesti con prodotti delle migliori marche, vini delle più importanti cantine, i biscotti del Mattei, panettoni e pandori artigianali. Per le tue idee regalo, passa da noi. Bar Valentina, da 20 anni a Prato, in via Roma 465, sempre con la solita gestione della famiglia Gheri. Seguici anche su Facebook.
hai già deciso come festeggiare le prossime vittorie della Magica Viola. Passa dal Punto Pirico, dove trovi tutto, ma proprio tutto, per dare un tocco di colore al tuo tifo. Fuochi d'artificio, scritte luminose, spettacoli pirotecnici, fumogeni a partire da 3 euro. Zeus a 9 euro la confezione. I prezzi più bassi di tutta la Toscana. Da noi niente colpi gobbi, ma sconti per tutti e un ulteriore 20% a tutti i tifosi viola. Vieni a trovarci in via di Peretola 24A, a 2 passi dall'uscita a Firenze Nord. Si mangia? L'è l'ora. O che l'è? L'orologio. Ma non esiste. Poco desti che l'è? Il telefono. Ma non esiste. Pronto? E questo è l'olio buono. E non esiste. Esiste, esiste. Azienda Olearia del Chianti. L'olio buono esiste. Pensa, in Italia nell'ultimo anno 150 casi di femminicidio, 10.000 casi di stalking, 75.000 casi di minaccia e ancora migliaia di morti per malore, persone anziane che hanno bisogno di soccorso, persone disperse. Adesso basta, possiamo cambiare i numeri. Loro non saranno più soli. Sala Operativa Italia risponde. Giochiamo in anticipo. Gruppo Securtal, servizio unico emergenza personale. Uomini e tecnologie a tutela della vita. Per info visita suep.it. Signora, si affretti. Il tempo sta passando. Lei ha ancora tutti gli aiuti. Non vuole fare una telefonata? 800 39 40 88. Numero verde regionale per le dipendenze. Servizio anonimo gratuito, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Prima di rimanere senza parole, parlane con noi. Eccoci tornati in diretta a Casa Viola alle 21.59, una puntata avvincente, quella di quest'oggi, dove abbiamo fatto un po' un bilancio, non soltanto... Continuiamo a farlo naturalmente su quello che è il momento in casa fiorentina, lo facciamo appunto e lo abbiamo fatto con Gennaro Testa in merito a quello che è l'utilizzo della VAR in campo, che ha mostrato veramente lacune importanti a fronte di un inizio diciamo con la VAR che era piaciuto e aveva entusiasmato, e a fronte insomma che invece durante questa prima parte di campionato ha smosso molte e tantissime polemiche. Abbiamo parlato del mercato e lo rifaremo ancora, attenzione alla situazione Muriel per la Fiorentina, e abbiamo parlato di rimpianti. Non vogliamo che questa sia una stagione di rimpianti, dice Stefano Pioli. Allora vado da Alberto Malusci, che lo conosce molto bene Stefano, e ti diciamo focalizzo su queste parole. Non deve essere una stagione di rimpianti. No, non deve essere. Io riallacciando un attimino a prima del VAR e degli arbitri, no? Alla sì. Fine, alla fine poi il dare e un avere alla fine si compensa sempre. Sì. Io dico che in queste situazioni va vista la Fiorentina a 360 gradi, dove se non riesce a fare gol, ieri si è parlato del VAR, si è parlato del rigore, ma ci sono state tre occasioni nitide, se non fai anche gol di più, sì. se non fai gol davanti alla porta, Edmiz ha avuto una palla sì. davanti alla porta, tra poco Chiesa parliamo di Simeone, davanti alla porta, Simeone non ne parliamo, lì c'è la sua mente da appoggiare, poi alla fine è normale che nel giro d'andata, e devi essere più concreto, i rimpianti non ci devono da essere. Da qui ovviamente il mercato che appunto sta facendo da padrone. Il mercato sta facendo da padrone, spero che possa arrivare uno di questi due giocatori che secondo me sono molto bravi, Muriel farebbe più a caso nostro, sperando che arrivi qua in condizioni fisiche. Perché questo è il punto. Il punto è questo. Ci sono al discorso degli acquisti scommessa. Muriel e Gabbiadini, a cose normali, sono due elementi validi, hanno fatto una certa carriera. Però ecco, Muriel... Ma come li vedi dislocati in campo, Michel? Chiediamo questo magari ad Alberto, che li ha visti giocare. In campo, cioè, Muriel lo vedo più come punta centrale. Ecco, Muriel. Punta centrale, sì. E Simeone a quel punto? E Simeone a quel punto, nel senso, cioè, avrà un'alternativa... Trovo difficile che tolgano dal campo Simeone, ricordiamolo, costato 14 milioni la scorsa stagione. Sì, ho capito, però nel senso... 18. Se si va a pensare a questo, allora Simeone gioca titolare, nel senso, un po' di sana rivalità ci può anche stare. Quello può anche essere una cosa positiva, per Simeone stesso. Direi anche di sì, direi, però viene a far parte di una rosa, un giocatore, secondo me, come Muriel, che se, mi ripeto, se sta bene,
secondo me ci può far divertire. Beh, ce lo ricordiamo alla Sampdoria, dove fece veramente grande. Ma deve essere pronto subito. Non deve essere un giocatore, come spesso è capitato, che arriva e entra in forma dopo un bel po' di tempo. Non l'ho visto, nel senso, non l'ho visto, però credo che se siamo sulle tracce di Muriel e Gabbianini, penso sia un giocatore, se no vuol dire martellarsi veramente. Anche perché non c'è solo la Fiorentina, ma ricordiamolo. Cioè, sono giocatori che nelle loro squadre attuali non hanno reso, non hanno avuto rendimento. Bene, allora, però oggi come oggi, sei presenze per Muriel e soltanto un gol, come il doppio per Manolo Gabbiadini, 12 presenze e un gol. Poi naturalmente vedete quelle che sono le valutazioni sul mercato e tra pochissimo andremo a andare anche come sarebbero le formule di arrivo in Viola. Gabriele? Sì, esatto, volevo fare novità? Ci sono soprattutto su Gabbiadini, che non è stato, ma come succede anche un po' da un po' di tempo, non è stato convocato per la partita contro il Manchester City, quindi sempre più sul mercato in ogni caso. Fiorentina no. E ricordiamo, non c'è Gabbiadini. Solo la Fiorentina su questi giocatori, vero Gabriele? Perché sì, c'è esatto, un'asta in atto. Su Muriel comunque sia c'è appunto il Milan, però comunque si potrebbero anche muovere altre società. Ricordiamo che sia Muriel che Gabbiadini, i loro club al momento di appartenenza hanno speso molto per averli, perché entrambi sono costati all'incirca 20 milioni alle loro squadre. Quindi Muriel, dopo una stagione molto positiva alla Sampdoria con 11 gol, quindi ecco, ci sono delle vere e proprie aste. Anche per Gabbiadini si era mosso il Bologna e si vociferava anche la Lazio, ecco, sì. Diverso tempo fa. Bene. Se si va all'asta la Fiorentina si tira indietro. No, te lo do al 100%. Ma questi arrivano in prestito, io sì, credo. Sì, ho capito, ma assolutamente sì. Tra l'altro Muriel mi risultava anche se dovesse esprimere una preferenza, non la esprimerebbe per Firenze rispetto alle alternative oggi che ci sono oggi, sul però mercato. La Fiorentina, nel senso, la società non è vista benissimo, quindi non può neanche andare a fare un acquisto che dove si va a tirare veramente, come dicevo prima, le martellate. No? Pronti o non pronti, la Fiorentina ora già se la fa un mercato senza portafoglio come solo noi riusciamo a fare. E poi appunto c'è da prendere dei ragazzi dove devono venire qui per dare un apporto importante, se no se ci sono le critiche aumenti ancora. Bene. Allora, concentriamoci ancora sul mercato, perché andiamo con le pagelle di Michel Iser a capire com'è andata non soltanto la partita appunto con il Genoa, dove ovviamente l'attacco ne ha fatto da padrone con l'assenza anche in questa giornata di gol. Andiamo con le pagelle, così analizziamo punto punto tutti i giocatori, partendo ovviamente dalla difesa con Lafont, un bel 7. Lafont è uno degli elementi di positività in questo finale di girone d'andata, perché dopo dei periodi, dei momenti un po' così e così, in cui non sembrava garantire sicurezza, mi sembra che in queste ultime due o tre partite abbia molto preso bene. Una bella certezza nei propri mezzi e ha salvato in più occasioni. Certo. Io ho temuto ieri in quella partita, per come si era sviluppata, che alla fine non segni, ti segna l'avversario all'ultimo minuto, ci siamo andati vicini, ma c'è una bellissima parata di Lafont appunto su Piontek. E andiamo con Pezzella, se non ero, anzi Laurini, il neo entrato. Laurini è rientrato, Laurini il suo compitino lo fa. Naturalmente fateci sapere anche molto bene i due difensori centrali, e qui c'è il discorso di cui aveva parlato Marcello. Sì. Milenkovic, difensore centrale, è andato molto bene ieri. Nella sua reale, diciamo, postazione, Michel. Il punto giusto? È che si fa, si torna con la disponibilità di Ugo, si manderà Milenkovic di nuovo sulla fascia a destra. E Ugo nel mezzo insieme a Pezzella. Io dico questo, come dicevo di Simeone, perché se si va a pensare quanto è costato anche Vitor Ugo, abbiamo pagato, no? Certo. Quindi alla fine, se si va a pensare quelli che sono stati presi a un bel costo, devono giocare per forza. Una sana turnazione, ma dici, io credo di sì, credo, insomma, Milenkovic riproponiamolo lì centrale, anche perché Vitor Ugo col Parma non ha fatto benissimo, quindi ci può stare nell'arco di un campionato, ci sono degli alti e dei bassi. Certo. Milenkovic ci sta bene, proviamo, mettiamolo lì in mezzo alla difesa. Lasciando terzino destro Laurini con
Sì, ma io credo che Pioli lì appena può, vedi, mette Milenkovic anche ieri, poteva tenere al centro Milenkovic e mettere Ceccherini sulla sinistra al posto di Laurini. Invece quando è entrato Ceccherini ha messo Ceccherini accanto a Pezzella e ha rispostato Milenkovic a destra. Allora, se no ci sarebbe anche non ci sia... garanzie sulla fascia. Lo so, però Milenkovic... tu gli togli quella forza indubbia, certo, e assoluta che ha, sarebbe la coppia più forte di campionato italiano, Pezzella certo. Milenkovic, sì, per terzino destro ci sarebbe anche l'invisibile Dix, sì, Dix che scomparsa dai radar. Andiamo qua, allora, Milenkovic 6,5 giusto, Michel come sì. Pezzella, che ha parlato anche nel post gara, vediamo grazie alla regia anche Pezzella era arrabbiato perché non ha potuto prendere l'aereo per i continui ritardi, esatto, di, abbiamo di anche Peretola. L'immagine ce l'aveva con l'aeroporto Vespucci di Firenze, dice sempre ritardi. Ha ragione. Presteremo attenzione al sindaco Nardella, che anche lui perché era tornato su questa vicenda. Lo dico perché non ho visto traccia sui giornali di oggi. Ma ieri, il sabato, per nebbia a Peretola sono stati dirottati 8 voli su Pisa e su Bologna. Dalle 8, dalle 7 di ieri sera a Peretola non è atterrato più un aereo. C'è cascata anche Pezzella. Sulla nazione seria. Mi è sfuggito, chiedo scusa agli amici della nazione. Arrabbiato per la mancata vittoria, ma che strana la storia del rigore, a noi non fischiano mai, mentre con la Juventus puntini. E torniamo sulle polemiche. Bene, Michel, vai avanti. Allora, avanti. Pezzella dove siamo, abbiamo detto 6,5 e poi difesa abbiamo detto. Biraghi 6 meno stavolta. È stato inferiore ad altre prestazioni, quindi 6 meno. Bene, sì. Ma si possono valutare assolutamente. Oppure cioè, dopo alla fine. C'è il contraddittorio, no. Vai Marcello. Anche Biraghi, non lo chiedo via Malucci perché almeno è uno che se ne intende, che se ne intende un po' più di noi. Ma Biraghi, ok, è un fenomeno. Ora Biraghi è stato rivitalizzato perché stava per essere cancellato da tutte le formazioni del globo stregata, da quel gol fatto da Nazionale, perché lo stavano per sotterrare il Nazionale, poi sarebbe stato sotterrato anche la Fiorentina, invece quel gol gli ha restituito. È un giocatore onesto, attenzione perché un anche buon sul giocatore. Mercato, aspetta, è un lui, buon giocatore, tra l'altro io l'anno scorso, nelle occasioni in cui ho potuto esprimermi, ho detto quando veniva bistrattato da tutti, perché all'inizio veniva bistrattato da tutti, era un giocatore perlomeno stava in pezzo. Però non dimentichiamoci che in quel ruolo c'è anche un altro signore, Cianco. Anche un altro, degli invisibili. È un altro degli invisibili che però potrebbe anche, io non so se tu lo conosci, due o tre occasioni in cui si è visto. Ha giocato un tempo. Cos'era? Con l'Udinese forse quando Gabriele va a ricercare e già si parlò Udinese. Di metterlo, di dare un turnino di riposo a Biraghi, poi è venuto il gol in nazionale, Biraghi è diventato intoccabile, non si può toccare. Tra l'altro attenzione perché prolungamento fino al 2022 si sta attuando per Biraghi, nonostante le molte sirene da parte soprattutto dell'Inter che lo rivorrebbe riportare in nerazzurro, con robusto adeguamento dell'ingaggio intorno al milione. Biraghi, ricordiamolo, era sbaccato per appena 2 milioni. Ma voi lo vedete le prestazioni di Biraghi? Allora, e fa 50 cross, 45 finiscono sulle sulla schiena del difensore. Con la Juve c'erano rappresentanti dell'Atletico Madrid a vedere il giocatore. E si accontentano di poco. No, dicevo che Biraghi è arrivato con veramente addosso un fardello non indifferente, perché non... chi si è preso, uno che è retrocesso dal Pescara, una cosa in alta, si è messo a lavorare e secondo me è un giocatore tranquillo, normale, la sua prestazione la fa, è vero, va sul cross e la batte addosso al dirimpettaio, con l'Empoli ha messo una bella palla però. No, ogni tanto, mette più nazionale che nella Fiorentina. Ma perché nazionale c'ha nel mezzo quelli che vanno a colpire di testa. È un giocatore secondo me da apprezzare per quello che ha fatto da quando è arrivato ad oggi. Ma non ti sembra... Non ti dico che è Maldini, non è Maldini. No, però un giocatore in questo contesto qui secondo me sta molto bene. Però scusami, cosa ne pensi della difesa della Fiorentina, soprattutto su un Biraghi che, come dice, aveva trovato grande spolvero in nazionale? Sì, in effetti vive di questa rete che ha fatto,
però mi sembra molto corretta e ho imparato la sua interpretazione, cioè di un ragazzo che effettivamente nei momenti opportuni c'è, fa il suo compito e mette anche quel qualcosa in più che spesso gli altri non mettono. Però, e di questo c'è due cose. Uno è che la Fiorentina fa un gioco con i suoi cross che presupporrebbero la presenza di uno che va dentro di testa. Che la butta dentro. Purtroppo Simeone sia per, non è altissimo, poi la crisi di quest'anno, quindi attenzione, e poi Biraghi c'ha un altro vantaggio, che i terzini sinistri italiani nel campionato italiano non c'è granché. Scarseggiano e noi ce n'abbiamo uno. Teniamocelo stretto. No, ma certo, ecco. Certamente teniamocelo stretto. Però dobbiamo. Posso dire una? No, perché sì, questi giovani tipo Anco, forse Pioli, un occhiettino quando di riguardo avrebbe ma potrebbe darglielo. Ecco. Sicuramente, come ha fatto con Norgard, però vedi, ce li fa vedere a pezzi e boccone. Quindi... ma ragazzi, vuol dire che non li ha visti. Lui Norgard l'ha messo perché non poteva fare diversamente. Ha sbagliato allora, perché io Veretout l'avrei messo subito davanti. Allora, siamo se Norgard mi dava quelle garanzie. Finiamo la situazione difesa, l'abbiamo già finita? Ok, no. Biraghi 6 meno, giusto? Anzi, con la spalla entrò. Con la spalla, Biraghi, perfetto. Sì. Quindi un tempo con la spalla si è visto solo in quell'occasione. Due volte. Mi sembrava a Marcello. Allora, io direi che andiamo in pubblicità, poi ci buttiamo sul centrocampo e attenzione soprattutto sull'attacco e poi dopo ci catapultiamo sul mercato. Attacco che è stato preso di mira, attenzione, dal grandissimo bomber Cristian Riganò, soprattutto una fattispecie per Simeone. A tra poco. Lasciatevi stupire dalla qualità degli elettrodomestici da incasso di ultima generazione, con alte prestazioni e ridotto consumo energetico. Nel grande showroom per casa, personale qualificato vi guiderà nella scelta tra un'ampia varietà di modelli, aiutandovi a comporre la combinazione migliore tra i marchi più prestigiosi. Qualità a prezzi convenienti, rapida consegna e installazione, sicurezza di un'ottima assistenza post vendita. Tutto questo è per casa. Specialisti negli elettrodomestici da incasso, da appoggio e cucine componibili. Hai già deciso come festeggiare le prossime vittorie della Magica Viola? Passa dal Punto Pirico, dove trovi tutto, ma proprio tutto, per dare un tocco di colore al tuo tifo. Fuochi d'artificio, scritte luminose, spettacoli pirotecnici, fumogeni a partire da 3 euro. Zeus a 9 euro la confezione. I prezzi più bassi di tutta la Toscana. Da noi, niente colpi gobbi, ma sconti per tutti e un ulteriore 20% a tutti i tifosi Viola. Vieni a trovarci in via di Peretola 24 a due passi dall'uscita a Firenze Nord. Si mangia? L'allora. O che l'è? L'orologio. Ma non esiste. Poco desti che l'è? Il telefono. Ma non esiste. Pronto? E questo è l'olio Bono. E non esiste. Esiste, esiste. Azienda Olearia del Chianti. L'olio Bono esiste. Copyword. Un'azienda moderna e dinamica specializzata nell'analisi dei processi, vendita, noleggio e assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per le aziende. Stampanti multifunzione e soluzioni per la gestione documentale. Comunicazione visual display. Tecnologia digitale per la stampa professionale. Copyworld, un partner a 360 gradi per rispondere in anticipo alle nuove sfide del mercato. All'inizio ero scettica, non riuscivo a trovare niente che si prendesse cura del mio corpo. Poi ho trovato i prodotti Corpo e Gesti. Sono biologici e la mia vita è cambiata. Corpo e Gesti, cosmetica biologica, nei migliori supermercati della Toscana. Rush finale di Casa Viola 22-16, rush finale anche per le pagelle di Michel Isler, che alla carrellata ci dice il centrocampo e l'attacco su cui ci eravamo focalizzati dopo la difesa, quindi un Norgård di cui abbiamo parlato anche all'inizio della trasmissione con un 6+, giusto? Ha fatto il suo onesto lavoro, va bene.
Veretù, ne abbiamo parlato Veretù, anche di lui, 6,5, andata bene. Spostata a mezzala. Ed Emilson, purtroppo, 5,5, per me è stata l'unica insufficienza piena della, di ieri. Bene. No, a parte quello che sta per arrivare. Esatto. Chiesa 6, perché ha giocato secondo me sempre con la stessa grinta, la stessa verve, non mi dispiace. Certo. Però secondo me, Alberto, dimmi te se sbaglio o meno, il palo è un gol sbagliato, perché ci aveva non so quanta percentuale della porta, anche della larghezza della porta. È andato convintissimo secondo noi di spaccare la porta, invece l'ha presa talmente troppo bene che l'ha messa proprio lì sul palo. Ma quindi è un errore. Attenzione, perché qui si apre uno scenario che vede Simeone nel centro del ha malincuore, ma tira fuori 4 anche qui per la ragione, l'errore di sbagliare un gol in quella maniera, come anche se vogliamo anche Chiesa, sì, il voto è abbassato, però quello di Simeone è molto più, insomma, quello di Simeone è ben più evidente, sì. ecco. Però come e vediamole quelli che sono stati i commenti a mezzo social di Cristian Riganò, che di gol ne ha fatti veramente tanti in tutte le maniere. Cristian, che insomma dice anche un bambino avrebbe segnato quel gol. Che cosa ridi? Insomma, queste sono state alcune delle battute del bomber di Lipari. Non ridere, insomma, vediamo un po' anche con il suo solito modo, insomma, un po' ironico. Un po' pittoresco. Sappiamo quanto Cristian senta fortemente, insomma. Cristian ci avrebbe bisogno di uno forte di testa come Riganò, per sfruttare i cross di Biraghi. Il carattere che a volte manca a questi giovani sul campo, vero Alberto? Assolutamente sì, e manca veramente quella voglia di vincere le partite, quella voglia di vincere un contrasto, quella voglia veramente di... Certo. Di rimettersi in gioco. Di rimettersi in gioco, di portare a casa un risultato, dai. Concludiamo l'attacco con Miraglias, a cui hai dato Miraglias un 6, se meno, non mi pare. Sei meno. Sì, perché ha fatto quell'azione del palo, ecco, il suo un palo pieno, è stato bravo Miraglias. Però poi per il resto non mi sembra che abbia partecipato alla sì, gara. Sì, però Miraglias è uno di quelli che, come diceva Alberto, ci mette la foga, il nervo. In queste ultime partite insieme a Simeoni davanti stanno facendo un pochino meglio rispetto sicuramente fa delle cose positive rispetto agli altri che di solito vanno al posto suo, tipo Piazza. Piazza è un altro punto dolente, ma... No, Piazza SV, perché tra 8 minuti alla fine. Quindi, allora, un attacco che dicevamo mostra tutta la sua carenza, vero Gabriele Taverni? Facciamo un breve recap di quello che è il mercato in questo momento della Fiorentina, che sta soprattutto cercando in fase d'attacco il suo bomber che possa andare ad aiutare appunto a siglare quei gol che in questo momento stanno veramente mancando. Sì, esatto, appunto il ballottaggio è ancora su Muriel e Gabbiadini. Su Gabbiadini inoltre ci sono alcune informazioni anche da dare, perché Gabbiadini è già stato allenato da Pioli a Bologna, quindi il giocatore, ecco, ha accettato per ora di buon grado, qualora appunto non sfumasse la trattativa per Luis Muriel, che a questi punti è diventato il pallino principale del direttore sportivo Pantaleo Corvino. Però Gabbiadini appunto preferirebbe la soluzione fiorentina, anche grazie a Stefano Pioli che comunque lo ha già allenato. Ma non solo Lucia all'attacco, perché anche a centrocampo la Fiorentina si sta muovendo, e si sta muovendo per un centrocampista che è anche tifoso viola, tra l'altro, come Federico Viviani, centrocampista della SPAL, che quest'anno non ha avuto tanto spazio alla corte di Semplici, perché Schiattarella e Valdifiori gli hanno, diciamo, un po' preso il posto, quello che lui aveva, si era ritagliato lo scorso anno e aveva fatto tra l'altro anche molto bene. Quindi sul centrocampista della SPAL in questo momento ci sono Viola e Blucerchiati. Quindi Sampdoria. Quante gare ha giocato nella SPAL quest'anno? Viviani gara, ha giocato in Coppa Italia, una partita in Coppa Italia e basta. Sì. Già dalla scorsa stagione la Fiorentina era su di lui, si parla di 3 milioni per il giocatore, che potrebbe fare al caso, insomma, della Fiorentina, se ne era parlato tanto nell'estate scorsa. Un primo bilancio di Viola, grazie anche alla schermata di questo girone d'andata fatta appunto dal nostro Gabriele Taverni, che vede la Fiorentina chiudere il girone con 6 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, con 26 punti, mai così male, ahimè, dal 2012. La Fiorentina
medicina si ritrova nella terra, insomma, un po' di mezzo. Diciamo che il posto in Europa andrà sicuramente giocato sul campo, meno 4 punti e 6 dalla Champions. Se calcoliamo, insomma, sono un po' tutte lì le squadre. Si concentrano alla metà di questa classifica, con il miniciclo che ci aspetta, perché dal 20 gennaio al 24 febbraio ci saranno dei match importanti che attenderanno la Fiorentina, e vediamo anche dalla schermata che saranno Sampdoria, Chievo, Udinese, Napoli, Spal e Inter, le sfidanti di questo miniciclo che attende appunto i Viola. Da capire, insomma, quello che riuscirà a fare la Fiorentina con l'obiettivo settimo posto detto dalla società e soprattutto, insomma, da Andrea Della Valle nelle ultime dichiarazioni rilasciate, e insomma un obiettivo che può essere alla portata appunto della Fiorentina se riusciremo a trovare sul mercato anche quel bomber che possa andare a siglare, insomma, dei gol importanti, perché i pareggi sono veramente arrivati a carrellata in questa prima parte di campionato, insomma servono ovviamente delle vittorie. Ricordiamo che la Fiorentina il 13 di gennaio sarà impegnata con il Torino in Coppa Italia, che quindi il primo match dell'anno sarà proprio questo, e che nella Coppa Italia, vediamo da schermata, ci potrebbe essere la possibilità ai quarti di incontrare la Roma, perché la Roma sfiderà l'Entella e quindi ci potrebbe essere appunto questa sfida. Ahimè, però sappiamo il Torino che sia una squadra, insomma, di tutta forma, e quindi non sarà facile, insomma, trovare il risultato. C'è da fare una precisazione, prego, Lucia, Gabriele, per quanto riguarda la Coppa Italia, perché ricordiamo che ai quarti di finale la Fiorentina non giocherà a Roma come succedeva l'anno passato a seconda della posizione in campionato che le due squadre avevano ottenuto, ma anche ai quarti di finale ci sarà il sorteggio un'altra volta, quindi non solo agli ottavi. Gli ottavi è andata male purtroppo alla squadra di Pioli, che il sorteggio ha portato la Fiorentina a giocare a Torino, ma quindi anche ai quarti ci sarà, la Fiorentina potrebbe anche giocare al Franchi, quindi qualora passasse contro il Torino. Benissimo, grazie per la precisazione al nostro Gabriele Taverni. Ricordiamolo allora quali sono le formule che potrebbero vedere arrivare giocatori in questo momento avvicendati alla Fiorentina, e parliamo ovviamente di Muriel e di Gabbiadini. Quindi Gabriele, dici tutto quello che sarebbe la formula, appunto, porterebbe i giocatori in Viola. Allora, per quanto riguarda Gabbiadini, Lucia, in realtà ci sono anche alcune indiscrezioni trapelate da fiorentinanews.com che ci potrebbe, anche volendo, essere l'opportunità di portare direttamente a titolo definitivo adesso Gabbiadini, perché l'opzione comunque sia privilegiata, in ogni caso il prestito con diritto di riscatto, però potrebbe anche esserci un prestito con obbligo o addirittura definitivo, perché la Fiorentina potrebbe anche disporre in estate e potrebbe rientrare, insomma, di somme importanti grazie comunque sia a una cessione che con ogni probabilità ci sarà di un big, parliamo chiaramente i soldi di Rebic devono arrivare qualora sì, esatto, e ceduto. Mentre Muriel sembra l'unica via, sembra essere quella del prestito con diritto di riscatto in questo momento. Sì, però ovviamente su Muriel ci sono anche delle indiscrezioni inerentemente appunto al Siviglia, potrebbe pagare una parte dello stipendio, sì, esatto, Gabriele? Sì, esatto. Ora non ci sono ancora i numeri delle percentuali precise, che non sono ancora uscite indiscrezioni su questa via, però comunque allora, sia sì, il Siviglia. Allora, un prestito oneroso da circa 500.000 euro con diritto di riscatto fissato a 13 milioni, un prestito con diritto di riscatto e recompera quindi in favore del Siviglia. La stessa formula usata nell'affare Piazza con la Juventus, quindi abbiamo capito, Marcello, che la Fiorentina va di prestiti, insomma, anche in questo mercato invernale. Beh, non mi pare una notizia, quindi l'importante è che arrivi qualcuno, è stato detto più volte in questa chiacchierata che abbiamo fatto, che sia pronto subito e non esperimento, ecco, o una lascia, scommessa come Piazza e Gerso. In uscita intanto lascia Gilberto, che si accasa alla Fluminense, quindi in prestito anche questo, l'accordo della cessione è arrivato proprio in queste ore di questa giornata, quindi si accasa, e la c'è anche una questione importante, che è quella di Piazza, che potrebbe tornare al mittente. Alberto continua a deludere, insomma, in attacco Piazza, era stato accolto, insomma, come il fiore all'occhiello della passata stagione della campagna estiva, ha deluso, e questo naturalmente è immancabile, non lo possiamo non dire. 20 milioni sarà difficile, sarà riscattato per questa cifra. Sarà molto Burlino. Difficile, guarda, non rinnego quello che ho detto all'inizio, che è stato, spero che possa riprendersi, però con questo spero possa riprendersi è già un ritornello detto e ristradetto. Mi dispiace, perché il ragazzo ha veramente delle qualità importanti,
dove poteva fare qualcosa, visto anche le possibilità che gli ha dato lo stesso allenatore. Spero che appunto il 2019 possa dargli la fortuna di fare delle prestazioni per far vincere questa squadra che ha bisogno delle qualità di questo ragazzo. Ecco, stando in attacco, appunto Gennaro, si parla molto di Balotelli, potrebbe essere scambiato sull'asse Nizza con Essariche, che appunto anche lui non ha convinto Pioli delle sue prestazioni e quindi potrebbe tornare proprio a Nizza e quindi viceversa arrivare un Balotelli. È tantissimo tempo che si parla appunto di questo scambio, che potrebbe arrivare appunto Balotelli in Fiorentina. Tra l'altro Essariche ci aveva in estate dato una chicca con un Balotelli che canticchiava l'inno della Fiorentina, quindi insomma questo fa un po' di gossip anche, no? Sì, certo, io penso che la Fiorentina abbia già tanti problemi e forse Balotelli sarebbe un problema in più. Non so se poi assolutamente d'accordo, può essere d'accordo. Se posso aggiungere una piccola cosa, leggevo tra le righe la rabbia di Pezzella per il volo in ritardo. Io mi auguro, e vorrei dare un augurio alla Fiorentina, che la rabbia ce l'abbiano i giocatori in campo quando torno, non soltanto per un volo d'aereo, ma per quel volo del girone di andata. Vabbè, che però possa... Pezzella è il meno attaccabile. No, non lui come persona, ma... Come spirito di rabbia, certo. Che ci sia questa rabbia. Assolutamente, certo. Siamo quasi allo scadere del tempo. Ricordiamo che anche Dragowski potrebbe essere un'uscita per andare a cercare appunto di giocare, e nel contempo dal Cosenza, come ci diceva in inizio di trasmissione Gabriele, potrebbe tornare Cerofolini in viola. Quindi attenzione anche a questi momenti per quanto riguarda la porta della Fiorentina. Andiamo a citare Viviano alla Spal, bravissimo. La Fiorentina Women's si trova al terzo posto in classifica, a solo 3 punti dalla capolista Juventus, a 28. La prossima partita sarà il 5 di gennaio a Bergamo contro l'Atalanta, ultima gara che hanno giocato con la Roma, 1-0. Mentre la Primavera è al terzo posto con 25 punti, a 7 punti dalla capolista Atalanta. Prossima partita il 14 gennaio, Fiorentina-Napoli, ultima gara giocata col Palermo con un pareggio 1-1. Noi dobbiamo salutare in questo momento i nostri amici a casa, per ovviamente la conclusione di questo anno targato Casa Viola 2018, quindi ringraziamo tantissimo tutte le persone che ci seguono non soltanto in televisione ma anche sui social e anche in diretta streaming da parte di tutta Casa Viola, da Toscana TV, dalla regia, dai nostri cameraman, da tutti gli opinionisti che naturalmente siedono su queste sedie, dalla nostra redazione composta da Gabriele Taverni, ma dal Brivido Sportivo e da Fiorentina News, che ci seguono nel nostro viaggio sempre e comunque. Noi vogliamo, caro Michelle, lasciare questo 2018 targato Casa Viola con una figura importantissima che purtroppo lasceremo nel 2018, ma che ha fatto parte e farà parte della Fiorentina per sempre. Ovviamente parliamo del capitano Davide Astori, che ci ha lasciato il 4 di marzo scorso, purtroppo per questo fatto accaduto nel ritiro di Udine, quando la Fiorentina doveva andare a giocare appunto con la squadra friulana, e dove si è spento il capitano della Fiorentina. Quindi noi vogliamo ovviamente abbandonare questo anno con il suo ricordo e con questo video nel quale andiamo ad omaggiare il capitano Viola. Ringrazio Gabriele Taverni, grazie Gabriele. Grazie a te Lucia, buonanotte a tutti. E buon anno, vero Gabriele? Buon anno, sì. Ringrazio Gennaro Testa. Buon anno, grazie. Grazie ad Alberto Malusci, grazie, che ritroveremo quanto prima. Grazie a tutti, auguroni. Grazie a Michel Isler. Auguroni a tutti quanti. Grazie Marcello Mancini per essere stato con noi. Grazie a voi e auguri di cuore. Vi lasciamo con la splendida immagine di Davide Astori. Io vi faccio tantissimi auguri per un 2019 bellissimo. Un saluto da Lucia Petraroli, Davide Astori.